Il giorno dopo l'accordo biennale che lo terrà sulla panchina del Brindisi sino al 2025, Ciro Danucci non nasconde la sua felicità di poter proseguire l'esperienza sulla panchina dei biancazzurri. Quello che agli occhi di tanti potrebbe sembrare un premio per la vittoria del campionato di Serie D, un'impresa, la definisce Danucci, per il tecnico invece è una naturale conseguenza di questa stagione straordinaria. Mi sembrava comunque giusto, la volontà di entrambi è stata quella comunque di proseguire insieme, perché comunque penso che abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario. Ora il bello viene ora, nel senso che dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo prepararci ad un campionato diverso, un campionato molto difficile, però penso che con le giuste competenze, con la giusta voglia si possano ottenere sempre dei risultati importanti, quindi ci faremo trovare pronti. In Serie C Danucci sarà allenatore esordiente, ben conscio di quali difficoltà si porti dietro la terza serie nazionale, ma convinto anche di poter sorprendere con le novità che sono nel bagaglio dei tecnici più giovani. Noi da parte nostra naturalmente portiamo, sai, qualche novità dal punto di vista tattico, i giovani sono comunque quelli più che si buttano, diciamo, quindi cercheremo di sorprendere gli avversari con il nostro modo di intendere il calcio. Restare a Brindisi non era in discussione, anche se Danucci qualche richiesta da altre società l'ha ricevuta, ma la priorità era trovare l'accordo con la società del presidente Arigliano. Io ho avuto diverse altre richieste da parte anche di squadre DC, ma naturalmente la mia priorità è stata sempre quella di parlare prima con la società con la quale poi abbiamo vinto insieme questo campionato.